già, raga, finalmente siamo tornati alle origini. È stato un periodaccio. Siamo tuttora dentro il periodaccio, ma finalmente sono tornato a casa. Perché, raga, a casa mi toccava stare un po' più mansueto, perché sai, c'hai i suoi vicini. E adesso invece siamo di nuovo a casa. Ci vediamo dopo la sigla. Buonasera, it's time to Rocking Vlog. Oggi prenderemo una vena del classic rock un po' più poetica, e come se non attraverso Lou Reed. Pino, cosa ne pensi? Lui ha una sua dignità nelle cose che ha fatto. Ma partiamo dalle origini. Ci troviamo a New York il 2 marzo del 1942, dove viene alla luce Lewis Allan Reed. La sua passione per la musica nasce sin dalla tenera età. Sapete, a casa prima c'era solo la radio e quindi ascoltava quella, e si avvicina da subito allo strumento della chitarra. E da questa unione nasce la sua passione per il rock and roll. E durante il periodo del liceo riesce anche a barcamenarsi tra qualche band. Ma purtroppo in tenera età, già intorno ai 16 anni, arriva l'incontro con la droga. E già, a lui non arriva con la fama, ma è un precursore, diciamo, di queste cose. Mannaggia lui. Riesce anche a laurearsi all'Università dell'Arte e della Scienza, dove incontra il suo mentore, il professore e poeta Delmore, al quale promette di portare l'intensità della poesia al rock. E siamo pronti a partire finalmente nel mondo del rock. Ovviamente parte da solista, ma riesce subito a farsi notare da John Cale, con il quale mette su i Velvet Underground, una band che riesce a gettare le basi per il punk rock e si fa vedere subito da Andy Warhol. Infatti entra nella Factory del famoso artista della pop art. Lo conoscete, vero? Ditemi di sì, raga. Vi ricordate questa famosa opera d'arte? Dai, famosissima e bellissima. So gusti, raga, so gusti. Comunque con i Velvet Underground incidono due album molto famosi. Uno è The Velvet Underground e Nico, e uno è White Hate, White Light. Ma dopo questa bellissima esperienza, decide che è ora di lasciare i Velvet Underground e ripassare al suo periodo da solista, memore della promessa che aveva fatto al suo professore, e quindi riprende quella vena poetica. E siamo giunti così agli anni 70, anni nei cui lui ammette che la droga non gli serve più per sballarsi, ma per restare normale, insomma, raga. Quindi... ma? Gli dà giù pesante, vuol dire. Comunque con il primo album non va alla grande, infatti è costretto a tornare a vivere dai suoi genitori, raga, sono finiti gli sgay, come si dice. Ma con il secondo album, che si chiama Transformer, riesce a tornare alla ribalta. La canzone che lo porta in alto si chiama Walk on the Wild Side, rubata sapientemente da noi italiani, come andava in voga ai tempi, dalla grande Patti Pravo. Un tesoro al sicuro non è, se c'è lì attorno gli utenti. Che la chiamò I Giardini di Kensington. E la canzone faceva... dum, ma non c'era solo questo intramontabile successo, ma anche la mitica Perfect Day. Comunque va anche detto che i due album precedenti sono aiutati nella produzione anche da David Bowie. Sì, regà, parleremo anche di lui. State buoni. Comunque non pensate che la sua vita sia tutta rose e fiori, eh? Perché anche lui ha i suoi problemi. Nasce la rivalità infatti con Iggy Pop, e Frank Zappa in un'intervista ammette: è la persona con meno talento che io abbia mai sentito. Non solo, non contento, non gli vanno a genio nemmeno i Doors. Sì, raga, comunque nell'ambito era un po' una testa di... forse sarà colpa della droga, della quale lui fa abuso? Lo ammette anche lui. Dice: ho provato a smettere di drogarmi bevendo. E gli anni 80 partono con il botto, con l'album The Blue Mask, all'interno del quale troviamo un fantastico assolo del chitarrista Queenie, che però inizia a prevalere un po' troppo, e quindi Lou decide di fare così. Questo palco è troppo piccolo per tutti e due. Decide anche di darci un taglio con la droga, perché ammette di essere stato abbastanza però sempre a modo suo, e ci impiega tutti gli anni 90, all'interno dei quali riesce a fare una bellissima reunion con i Velvet Underground. E nei primi anni 2000 sembra un'altra persona. Infatti si avvicina al buddismo e inizia a praticare il Tai Chi. E bravo, anima sana in corpore sano. Molte sono le produzioni che porta a termine. Scrive anche una poesia che si chiama Il Corvo. Ma produce... no, non è che produce.
fa anche la comparsata in un paio di film, quindi diciamo che oramai è un uomo, uno showman a tutto tondo. E nel 2010 arriva anche la collaborazione insieme a Metallica nell'album Lulu, o Lulu, poi mi direte. Però purtroppo già dagli anni 70 si portava, a causa di una siringa infetta, l'epatite C, che lo logora, nel tempo lo rovina, e il diavolo viene a chiedere i conti attraverso cirrosi epatica, diabete e tumore al fegato. E lui prova a convincere il diavolo dicendo «pago dopo». Prova infatti a farsi un trapianto al fegato nel maggio del 2013, ma si sa, quando il diavolo deve riscuotere, riscuote. E infatti, pochi mesi dopo, sempre lo stesso anno, ci lascia mentre praticava del Tai Chi, il grande Lou Reed, si accascia tra le braccia della moglie e le sue ultime parole sono: domani sarò fumo. E già, un altro viaggio è giunto al termine. E voi cosa ne pensate del grande Lou Reed? Pioniere del punk prima e poeta del rock poi. A voi la parola nei commenti. Ricordatevi di iscrivervi, se non l'avete ancora fatto, e di fare iscrivere qualsiasi persona conosciate. Non vi resta che lasciare un bel like. Noi ci vediamo alla prossima storia. Vi lascio con Perfect Day. E ricordate, non sarete mai soli finché ci sarà del buon rock a farvi compagnia. E la canzone faceva più o meno così. Just a perfect day. Fit animal in the zoo. Down later. A movie too and at home. Oh, it's such a perfect day. I'm gonna spend it with you. Oh, such a perfect day. We just keep me hanging on. We just keep me hanging on. Oh, ragazzi, allora mi metto a posto, aggiusto tutta la situazione. Voi intanto non vi resta che iscrivervi. Dove c'è il cerchietto? Chissà dove lo metto a sto giro. Qui, non lo so. E guardare un altro video, se vi va, nel quadratino, che non so manco quello dove lo metto. Ci vediamo. Arisas!